momento in cui le scelte delle famiglie, che individualmente sono rispettabili, sono giustificate, ma se queste scelte messe tutte insieme, nel loro effetto di insieme, nel loro effetto di sistema che creano, in realtà in qualche modo creano disuguaglianze e disparità. Questo, come dicevo, è purtroppo quanto sta accadendo sempre di più. Sottolineerei che non è una scelta, un risultato intenzionale, è un po' una mano invisibile, diciamo, che opera attraverso le scelte individuali che spesso sono, come dire, più che ragionevoli, ma che nel loro concorso insieme creano questa polarizzazione, questo rischio di segregazione sociale dentro le scuole, che spesso supera la segregazione residenziale, anche che si vive di fuori dalle scuole. Le scuole diventano più ghetti di quanto sia la società. Cosa fare per contrastare come gli attori che si muovono nella scuola o nei dintorni della scuola possono cercare di contrastare questo fenomeno? Qui c'è un grande campo di lavoro, perché si tratta di un tema che sta emergendo, ma su cui l'investimento delle politiche ancora sino oggi è ridottissimo. Quindi c'è solo da rimboccarsi le maniche e cercare di fare qualcosa. Ad esempio, noi sappiamo che le scelte sono in qualche modo asimmetriche, sono distribuite in modo diseguale. Scelgono con qualche maggior chance di cogliere nel segno, cioè di scegliere la scuola giusta, soprattutto le famiglie di estrazione sociale superiore. Le famiglie di stranieri, le famiglie di basso livello sociale, le famiglie a basso reddito, le famiglie magari in cui già sono presenti altri problemi connessi all'occupazione dei genitori, ad esempio, fanno fatica a scegliere. O spesso scelgono sulla base di un solo criterio, la scuola più vicina, la scuola più comoda, la scuola in cui il costo del portare i propri figli a scuola è minore, senza, come dire, avere una sufficiente attenzione per cogliere quali saranno le conseguenze di questa scelta, di questa non scelta per il futuro dei loro figli. Allora qui lavorare nel potenziare la capacità di scelta delle famiglie, nel rendere più uguali, cercare di sostenere le famiglie anche che partono con lingue diverse, con culture diverse, cercare di aiutarli a poter fare una scelta consapevole rispetto alla scuola, è un modo per cercare di prevenire questo problema. Un altro modo, forse ancora più importante, perché forse la scelta resta, come dire, un terreno arduo su cui livellare, come dire, soggetti, famiglie di diverso livello sociale, una scelta, forse una strategia, una linea di azione forse ancora più interessante potrebbe essere quella di iniziare a far lavorare le scuole insieme. Il problema è che ogni scuola opera come una monade, come un'istituzione a sé stante nel territorio, e quindi punta ad attrarre i migliori studenti cercando di ottimizzare il proprio beneficio. C'è poca attenzione agli effetti di sistema che le politiche delle scuole creano su un intero territorio. Allora, scuole presenti in territori simili, in territori adiacenti, potrebbero, dovrebbero mettersi in rete, coordinare le loro strategie di presentazione dei loro programmi alle famiglie, coordinare i meccanismi di accesso, cercare insieme una strategia che consenta al tempo stesso di garantire la qualità che vogliono, ma anche di mantenere degli accessi equilibrati, rompendo questo schema della polarizzazione che senza governo e senza azione tende naturalmente.